Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi avete letto dal titolo film a modo mio. Perché? Perché film a modo mio? Perché non sono un'esperta di film, cioè lo vedo per puro piacere, senza stare lì a pensare vari riferimenti, qui ci poteva fare quello, ci poteva fare quell'altro. E quindi ne facciamo due chiacchiere, veramente vis-à-vis, un po' come i libri, ecco, questo modo mio, tutto mi dice tutti con un modo particolare di scrivere i libri, quindi vediamo se funziona anche con i film. Perché mi piace vedere un film, non li vedo tanto. Perché non li guardo ad esempio la sera, perché dopo dovrei alzare il volume, Sofia dorme, se mi chiamano la sento, insomma è nell'ansia, preferisco leggere. Poi Andrea si vede lo sport, quindi ognuno ha le sue cose la sera e portiamo avanti tutte e due le nostre cose. Di solito lo vediamo durante la pausa pranzo, se non viene troppo tardi andrà dal lavoro, i giorni che Sofia non c'ha danza, insomma il tempo da dedicare ai film e alle serie televisive è veramente poco. Allora, né se ne ho letti, vedi, già ancora sto in modalità libri, ne ho visti 15 l'anno scorso, più o meno, credo, io ho messo quelli che mi ricordavo, quindi si può darsi pure che qualcosa sarà anche del 2014, ma io ve li metto lo stesso, e li dividiamo in due, se non viene a chiacchierare troppo. Genere preferito, no, dunque non vedrete l'horror, perché non lo vedo, perché sennò quando viene la notte mi impressiono troppo, io anche nonostante tutto ho paura del buio ancora a questa età, quindi dopo mi agito troppo. Western no, perché non mi piacciono. Non l'ho visti quando ero più piccolo, perché piacciono a papà, a nonno, quindi l'ho visti, no, e neanche fantascienza, genere preferito di mio padre, che non ne posso più di vedere, quindi mi sanno noiosi con gli alieni, non succede niente, mi sanno noiosi. Quindi diciamo più che altro genere azione, thriller, romantici, per carità, che mi piace anche piangere, e da ridere, perché mi piace tanto staccare la spina, mi piacciono i film per ragazzi, ecco, quel genere lo riesco a vedere e tante volte faccio le revisioni, non le riletture, ma le revisioni, sì, riesco a vedere un film che ho visto già un'altra volta piuttosto che rileggere un libro, cosa stranissima. Allora, quest'anno per la prima volta, partiamo subito, quest'anno per la prima volta ho visto 007. Non l'avevo visto mai, cioè sono anni che c'è sta 007, io non l'avevo visto mai, neanche mai letto i libri di Ian Fleming, come sapete è tratto dai libri di Ian Fleming, mai mai visto uno 007, so che ci sono stati diversi vari 007, mai visto neanche quelli con Sean Connery, perché a me Sean Connery da giovane non piace, quindi ho cannato direttamente il film, però mi sono vista, siccome c'era Daniel Craig, mi sono vista Quantum of Solace, Casino Royale, Skyfall, spinta soprattutto dalla colonna sonora di Adele, quindi mi sono vista Skyfall anche e non vedo l'ora che esce quello nuovo dove c'è la Bellucci, almeno quello lo voglio vedere. Però, nonostante tutto, è un genere che mi piace, ma troppo troppo spionaggio. Cioè, alla fine si ripercorre tutto quanto alla trama, è sempre la stessa in tutti, almeno questi tre film che ho visto, è tutta uguale, sempre spionaggio, queste donne bellissime e provocanti che gli si buttano ai piedi, quindi lui se le fa tutte praticamente. Per carità, è bello perché bleffa, fino alla fine non sai chi è il buono, chi è il cattivo, insomma tutte queste cose che vuoi, però alla lunga mi ha un po' stancato come genere, infatti sono contenta, l'ho visti pochi pochi perché poi mi hanno stancato e è meglio che aspetto un pochino a vedere gli altri. Dunque, Daniel Craig mi piace, non mi piace Diviso, che sembra un po' rincagnato, no? Visto un po' bruttarello, poraccio, però de corpo non gli si può di niente. Ho visto anche GoldenEye. Se vi dovessi dire la trama, no, non la so. Cioè non me la ricordo, la trama di questi qui non me la so fissata per niente, quindi pensa con che spirito l'ho visti. Sempre tutto quanto, quello che vogliamo, di azione, effetti speciali, bellissimi, mi è piaciuto tanto. Mi piace molto di più però Pierce Brosnan, perché comunque ha una classe innata, anche i film che ho visto sempre con lui sono tutta un'altra cosa, c'ha questa presenza, c'ha cosa che magari non ha Daniel Craig. Io lo so che le fans di Daniel Craig mi daranno addosso, ma cioè, in Smoking fa la sua porca figura Daniel Craig, diciamoci la verità, c'ha un fisico allucinante, peccato per viso perché non mi piace, solo per quello, però trovo che Pierce Brosnan rincarni meglio il 007 per eccellenza. Dico così, non avendo visto né Sean Connery né quell'altro che faceva 007, che non so manco il nome, quindi non avendo visto quegli altri due, mi baso solo su Daniel Craig e Pierce Brosnan. Più gusto, più che altro, eh. Poi ho visto un altro film che è Daybreaker, l'ultimo vampiro. Daybreakers, sì, l'ultimo vampiro con questi attori qua e Sam Neill, che è quello, il professor Grant di Jurassic Park. Io sono pessima con i dottori, con gli attori, con i nomi degli attori, veramente pena.
un po' come i nomi dei personaggi, veramente pena. E quindi per regolarmi, ah, c'è cioè quello che ha fatto il professor Grant in Jurassic Park, e so che è lui. Ecco, allora, interessante come trama, purtroppo a mio avviso sviluppato male, perché quando è finito ci sono rimasta male. Cioè, dico un'ora e mezza delle premesse e sfumato così. Ci sono rimasta malissimo, infatti questo lo vendo, pure i film li compravo al mercatino, quindi non è che ci scostiamo più di tanto. Allora, praticamente, un mondo futuro dove il vampiro predomina, quindi l'umano è ricercato, l'umano sta scomparendo perché viene preso, quando viene trovato, viene preso e portato in una specie di ospedale dove gli viene attaccato ad una macchina e viene succhiato il suo sangue in modo da consentire a questi vampiri di bere il sangue. Una specie di mucca da latte l'umano viene trattato. Quando muore, perché viene essiccato praticamente, quando muore lo buttano, gli umani stanno finendo. Quindi che fa? Lo scienziato, che sarebbe questo, decide di sta cercando di trovare una cura, un sangue surrogato per sostituire quello fresco dell'umano, ma è difficilissimo e non ci riesce. Che cosa succede a questi vampiri? Che se non bevono il sangue di umano per 8 giorni si trasformano in mostri. Quei vampiri dei peggio film horror, insomma. Però pure qui a mio avviso è sviluppato male, perché il modo in cui poi alla fine se li tolgono dai piedi è veramente, cioè, veramente semplicistico a mio avviso. Pensavo che ci sarebbe stato un pochino più di lavoro dietro, insomma, di mente dietro nel far fuori questi mostri. Invece, così. Che ve lo dica fa? Lo scienziato non è contento di essere vampiro, quindi cercherà una cura, assolutamente. La cura è più semplice di quello che si pensi. E il finale poi lascia veramente così, basiti. Ora, io, se qualcuno di voi l'ha visto, chiediamocelo il perché hanno fatto questo film. Perché? Cioè, l'idea di base era carina, ma perché svilupparlo così? Perché? Non so, guarda, non so. No, non ho parole, veramente. Oh, e non fa paura, perché se no non l'avrei visto, ecco, tra l'altro. Poi, ho visto Corpi da reato con McCarthy e Bullock. Allora, che vedi che fa? Bullock è conosciutissima, mi piace moltissimo come attrice, quando trovo un suo film cerco di vederlo. Ricalca molto Miss Detective, non so se ve lo ricordate, di qualche anno fa, scusate, dove lei rozzissima diventava una mezza dea tutta delicata per partecipare al concorso di Miss Mondo, Miss Universo, una cosa del genere, per scoprire un complotto, ecco. Qui al contrario, lei delicata, molto femminile, si deve scontrare con la McCarthy, che non ricordo che personaggio, cioè che è il nome del personaggio che interpreta, comunque una sbirro, una poliziotta, come vedete, dai modi un pochino coloriti, ecco. Film zeppo pieno di parolacce di quelle che diciamo che sentiamo sempre, non bestemmie, cose gravi, no, parolacce tipo che cavolo fai, ma vai a quel paese, per dirti. Ora, non faccio la puritana perché non dico parolacce, io ne dico tantissime di parolacce, però sto cercando di contenermi perché Sofia le ripete, quindi se prendo l'abitudine bene che non le dico mai mai mai, è probabile che riesca a non influenzare troppo Sosò. Io soprattutto quando mi arrabbio sono pessima, perché ne sparo tantissime di parolacce. Quando perdo il rumore della ragione, ragazzi, non mi state vicino, che divento una camionista, uno scaricatore de porto. Quindi, che vuol dire che fa? Però comunque, pieno zeppo di parolacce. Infatti ho detto, questo film non lo potrei vedere con Sofia, perché fino a che posso cerco di preservarla dalle parolacce, che poi tanto le sentono comunque a scuola, è venuta a casa con certe parolacce che vuol dire che fa. Però, già che non le sente dentro casa, diciamo che potrebbe andare, no? Ecco. E dunque, niente, questo, praticamente devono anche qui fare svelare un complotto, insomma, devono collaborare insieme, quindi la sbirro scaricatore deporto insieme alla sbirro delicata. Carinissimo, adatto, ecco, a parte le parolacce, adatta alla famiglia, nel senso, uno di quei generi che fanno le battute, che si sorride, quei generi che mi piacciono, cioè sparatorie, tutto quanto, ecco qua le scene del film che ridono, che la fanno ubriacare, insomma, veramente veramente carino. Mi dispiace solo per le parolacce, che secondo me hanno un pochino, cioè, a lungo andare mi aveva stancato di sentire sto linguaggio sboccato, perché sì, ci fai sul personaggio, però dopo un pochetto c'è altro.
Oh, l'altro che non vi mostro invece è Escape Plan, poi il mio inglese è fantastico, Escape Plan, Fuga dall'inferno con Sylvester Stallone e Schwarzenegger. Un'americanata, ve lo dico subito, un'americanata. Allora, mi piace molto Stallone, era il mio idolo di quando ero bambina con i film Rocky, c'avevo anche il poster in camera e me lo volevo sposare. Lui e Schwarzenegger, non ho mai visto Terminator, ma Schwarzenegger mi piaceva molto in Poliziotto alle elementari. L'avrò consumato quel film, quante volte l'ho visto. Allora, qui un genere che mette in risalto, diciamo, quello che sanno fare meglio. Allora, la trama brevemente: Sylvester Stallone è, non ho capito bene se è un ex avvocato o un ex giudice. Comunque, fa un errore, manda in galera, insomma, qualcuno che però questo qualcuno riesce ad evadere e quindi gli si ritorce contro. Lui che fa? Allora, dopo questo fatto, decide di entrare e uscire dalle carceri per vedere se queste carceri sono di massima sicurezza, come dicono, e ci scrive pure un libro. Quindi lui si fa internare, ha il codice di evacuazione, ha il contatto interno, ha due complici esterni. Lui, attraverso tutti i trucchi che conosce, un po' la MacGyver, fa le cose un po' la MacGyver, riesce ad evadere. Se riesce ad evadere, questo carcere è una ciofeca. Invece riesce a rimanere dentro, questo carcere è buono. Ci scrive anche un libro. Che succede? L'FBI con no, la CIA, credo, tramite un tranello lo rinchiude in questo carcere di massima sicurezza. Insomma, gli dicono che servono i suoi servigi. Sì, servono, insomma, il suo aiuto per sapere se questo carcere è di massima sicurezza o no. Quindi, tramite un tranello lo mettono dentro questo carcere che praticamente hanno messo in atto tutto quello che lui ha scritto nel libro per fare questo carcere. Che ve lo dica fa, sarà difficilissimo uscire da qui perché non avrà né il codice di evacuazione né il contatto col direttore. Si scoprirà non esistere. I contatti esterni non sanno dove è finito. Quindi lui dal niente si dovrà reinventare. Qui dentro che incontra Schwarzenegger, che anche lui è dentro, sente un nome in codice che viene detto, capisce che è arrivato colui che lo può portare fuori e fanno amicizia. La trama è questo, vi lascio tutto lo svolgimento perché è lì il bello. Giustamente danno spazio a scene per ognuno, quindi c'è la scena dove Sylvester Stallone le piglia talmente tante perché lo devono piegare, quindi lo devono far desistere dall'idea di fuggire. E c'è Schwarzenegger, no, ce la fa, molto alla Rocky, diciamo. E poi c'è la parte dedicata a Schwarzenegger, ossia il pezzo in cui la videocamera fa lo stacco sull'occhio, bellissimo, che si gira, imbraccia il mitra, credo che sia quello il mitra, ecco, e fa la sua sparata finale con tanto di battuta d'effetto. È lui, fatta apposta per lui. Allora, un'americanata, ve l'ho detto, un'americanata che però io adoro queste cose, mi fanno morire, ragazzi, soprattutto quando si inventano, che so, un paio d'occhiali e faccio una determinata cosa che io non ci sarebbe mai venuto in mente, cioè, veramente, le pensano tutte, non ha torto, insomma, mi piaceva MacGyver quando ero piccola, giravo sempre col coltellino, quello piccolino, lo ricordate piccolo che ci attaccava le chiavi e con mio cugino facevamo tutti gli attrezzi, inventavamo le peggio cose come MacGyver e queste cose sono bellissime. Questo l'ho rivisto, ecco perché vi dicevo le revisioni, questo l'ho dovuto rivedere perché la prima volta che l'ho visto non me lo sono goduto appieno perché pensavo sono vecchi. Oddio, sono vecchi. Oh mio Dio, sono vecchi. Cioè, tutto il film a vedere che sono vecchi, non mi sono goduta niente. La seconda volta che l'ho visto, mi sono vista tutti questi pezzetti che comunque tendono a dare vita al personaggio che interpretava. Insomma, dare spazio a ognuno, delle scene, dare spazio a ogni personaggio. Ecco, quindi la seconda volta non mi ha fatto più caso il fatto che erano vecchi, perché comunque io me li ricordavo giovani, quindi vederli un po' vecchiotti col capello bianco mi fa un po' caso. Ecco, che però le piano sempre comunque tante, botte, poracci. E comunque questo, allora, questo è il primo video sui film, non so neanche se lo rifaremo, non lo so, vedremo come viene. Fatemi sapere se avete visto qualche cosa, quali sono i vostri gusti personali, e se vi è piaciuto, insomma, se vi piace questa cosa sui film, fatemi sapere, confrontiamoci, se avete visto uno di questi film, fatemi sapere, qualsiasi cosa lo sapete, che mi fa tanto piacere, io vi ringrazio come sempre, un bacione e alla prossima.